Sono estremamente felice che questa struttura stia prendendo il via e spero che a breve sia piena di anziani, anche perché questa struttura si inserisce in un altro complesso di strutture presenti nella città di Campobasso che in pratica fanno una rete di servizi residenziali completa, affianca la Pistibica sala di riposo, qui sta come RSA, in più ci sono gli alloggi protetti a via Maschio, quindi c'è una filiera continua per assistere le persone anziane all'interno di alcune residenze. È anche un segnale di maggiore e massima attenzione verso una popolazione sempre più anziana. Sì, è un presidente di molta attenzione. Io ricordo che l'RSA è una struttura che ospita anziani non autosufficienti, anziani gravi, che sono in gravi condizioni di salute e che fino a questo momento non era presente nella città di Campobasso. Gli anziani di Campobasso che avevano bisogno di questa struttura devono andare alla più vicina che è la Sant'Elia oppure devono andare a Termoli. Adesso non saranno più costretti a muoversi e potranno restare nel loro comune di nascita e di residenza. Sperando che sia un viatico questo. Sperando che sia un viatico e sperando che gli anziani che vengono qua ci possano stare il più a lungo possibile nelle migliori condizioni possibili. Quanti anziani potrà ospitare questa struttura? Questa struttura potrà ospitare 68 anziani a regime e suddivisa in tre moduli. I moduli sono uguali, sono perfettamente identici e all'interno della struttura sono previste tutte le figure professionali che ci vuole per aprire un RSA, cioè è previsto il medico, è previsto il geriatra, sono previsti i fisioterapisti, i terapisti occupazionali, gli animatori, sono previsti gli OSS, gli infermieri, cioè tutte le figure professionali sono previste. Per accedere a questa struttura c'è qualche criterio? Per il momento per accedere a questa struttura c'è soltanto bisogna fare la domanda e poi sarà valutato se hanno i requisiti necessari per entrare o meno. In seguito, una volta ottenuto l'accreditamento, che speriamo avvenga a breve, i criteri li stabilirà la porta unica d'accesso, cioè l'ASREM, che ci invierà i pazienti.